Buongiorno ed eccoci in un nuovo video della vostra Natalia Marraffini, scrittrice e insegnante. Oggi sono qui per un nuovo video a partire da Offline Zona Rossa, il mio libro. Cominciamo. Oggi voglio partire da Offline Zona Rossa per parlare dello strumento scrittura. Come mi ha aiutata la scrittura nella vita, nel corso del mio sviluppo, della mia crescita? Ho iniziato a scrivere che ero molto piccola. Mia madre mi regalò un diario segreto a soli 5 anni e dettavo a lei quello che volevo scrivesse nel mio diario segreto. Solo successivamente è diventato veramente un diario segreto. Ma in questo video, oltre a raccontarvi questo inizio, quindi a raccontarvi che la scrittura mi accompagna fin dall'infanzia in forma di diario, diario a volte quotidiano, ma spesso in lunghi periodi anche non quotidiano, quindi un diario che riprendevo magari settimanalmente o anche dopo mesi, beh, ho raggiunto la stesura di più di un'ottantina di quaderni, quadernetti, diari, come vogliamo chiamarli. Più di un'ottantina perché l'ultima volta che li ho contati era qualche anno fa e quindi oggi non so quale sia il numero esatto dei miei diari, dei miei quaderni di riflessioni di vita esistenziale, testimonianza. Ma come mi ha aiutata la scrittura? Da sempre nel corso della mia crescita ho avuto l'impressione, la sensazione di non riuscire bene a, da un lato, pensare senza dare forma ai miei pensieri, senza vedere i miei pensieri sulla carta, e dall'altro lato, la difficoltà anche a ricordare, in particolare durante la mia adolescenza, proprio periodo della ricerca dell'identità, ricerca di se stessi, quindi di fronte alla domanda chi sono, da dove vengo, io, avendo appunto sviluppato questo meccanismo di rimozione che è sfociata in un'amnesia, quindi avevo quasi completamente dimenticato il periodo della mia infanzia dove avevo subito tutti questi traumi. Quindi ho sempre avuto questa consapevolezza di faticare sia a pensare sia a ricordare degli aspetti di me, della mia vita, in generale, insomma, a ricordare. È per questo anche che mi sono dedicata molto allo studio, ma di questo parleremo in un altro video. Andando avanti col tempo, sono arrivata a ricordare, i traumi che ho subito in infanzia, ho scritto Offline Zona Rossa, il libro che ho pubblicato nel 2020, dove ripercorro il modo in cui sono riemersi questi ricordi rimossi. E lì, avvicinandomi anche a temi di psicologia, anche attraverso il percorso terapeutico che ho svolto e continuo tuttora a svolgere, mi sono avvicinata a quelle che sono le tematiche legate alle conseguenze di un trauma. Tra queste ci sono proprio due elementi. Da un lato il fatto che chi subisce dei traumi particolarmente forti rischia di faticare a mentalizzare le proprie esperienze. Mentalizzare vuol dire tradurre in pensiero, quindi trasformare il proprio vissuto in narrazione, in ragionamenti, in pensieri, in discorsi. Quindi la mia sensazione di far fatica a riflettere, a pensare, a rielaborare la mia esistenza non era infondata, ma era proprio legata al fatto di aver subito dei traumi che mi hanno ostacolato nella capacità di andare a tradurre in pensiero le mie esperienze di vita. E questo dal lato del ragionamento. Dall'altro lato, invece, ho sviluppato questa amnesia, come vi ho anticipato all'inizio del video. Questo mi ha portato, appunto a volermi concentrare tanto sullo studio perché mi rendevo conto che mi mancavano dei pezzi, anche se non sapevo
che cosa, come, perché. E questa sensazione di faticare a ricordare cose che potessero riguardare me stessa, no? A ricordare un po' anche chi sono, da dove vengo, come sono cresciuta, tutti questi elementi hanno trovato conferma in questo meccanismo di difesa, di rimozione che nel mio caso si è tradotto rispetto al trauma ad un'amnesia dissociativa che aveva cancellato un pezzo intero della mia vita, diversi anni della mia vita. Quindi anche qui ho trovato conferma delle mie sensazioni nel mio percorso terapeutico, nel mio approfondire e ricercare le tematiche collegate al trauma per cercare di comprendermi meglio. Ma veniamo alla domanda che ho proposto all'inizio di questo video. All'inizio di questo video vi ho detto come ha fatto la scrittura ad aiutarmi nel corso della vita. Beh, la scrittura è stata fondamentale per me ed è anche per questo che promuovo corsi di scrittura creativa. In particolare ne tengo uno a Osnago tutti i lunedì sera, quindi se siete interessati o incuriositi, venitemi a trovare. Bene, come mi ha aiutata la scrittura nel corso della mia vita? Innanzitutto vorrei partire proprio dall'idea del foglio, un foglio che si è nel tempo configurato come una sorta di protesi della mia mente. Quindi avere questo foglio davanti a me mi ha consentito di poter vedere i miei pensieri, mi ha consentito di poter estendere il mio pensiero, il mio ragionamento, la mia capacità di narrare me stessa a me stessa. E questo è il primo elemento, quindi il foglio come protesi e la scrittura come estensione del pensiero e secondo elemento è la parte di contatto emotivo. Grazie alla scrittura sono riuscita a mantenere un contatto con la mia emotività. L'esperienza traumatica ripetuta nel tempo, l'esperienza traumatica in infanzia porta proprio a volte ad uno scollamento rispetto alle proprie emozioni, o comunque ad una fatica nel comprendere la propria emotività. Ecco perché si chiama amnesia dissociativa, no? Ci si dissocia dei pezzi della propria mente, della propria vita, della propria personalità quasi, vanno a dissociarsi, a staccarsi gli uni dagli altri e quindi questo contatto emotivo per me è stato sempre non facile da mantenere allenato. Terzo elemento riguarda invece il tema del non ricordare, il tema dell'amnesia. Scrivere e rileggere per me è stato in alcuni momenti fondamentale per tirare le fila di chi ero, per tirare le fila di chi stavo diventando, per tirare le fila della mia esperienza. Appunto perché ho sempre avuto questa tendenza a dimenticare, a mettere da parte, a cancellare dalla mia mente, anche al di là del trauma. Quindi poter avere uno spazio materiale, concreto, fisico, su cui non solo riversare il mio pensiero, il mio ragionamento, le mie emozioni, ma dove poter andare a recuperare tutte queste parti di me è stato fondamentale, è stato veramente benefico, mi ha aiutata ad arrivare a ricordare tutte o quasi o buona parte delle esperienze traumatiche della mia infanzia e mi ha aiutata anche a mettere insieme queste esperienze in un testo, a rielaborare queste esperienze in un testo che è il mio libro offline, Zona Rossa, che possa, secondo me, essere anche un po' di aiuto per gli altri. Possiamo dire che questo testo è il primo testo, che ho ritenuto nel corso della mia vita, necessario pubblicare. Infatti ho sempre scritto molto, quasi esclusivamente
per me stessa, proprio per questi processi, per queste dinamiche che vi ho appena illustrato. Ma la pubblicazione di quel libro, in particolar modo su quelle determinate esperienze, mi ha proprio aiutata anche a rielaborare quel trauma, a trovare una specie, una sorta di riscatto dalle esperienze traumatiche che ho vissuto. Ora, questo video volge al termine, ma vi racconto prima l'ultimo elemento che secondo me è stato fondamentale per me nel mio sviluppo, nella mia crescita, legato al tema della scrittura. E l'ultimo elemento è il tema del diario segreto. In particolare questa parola segreto è stato un tema di fondamentale importanza. Il diario segreto mi faceva sentire protetta e mi ha consentito di rimanere più sincera con me stessa. Quindi questo senso di protezione, di tutela e questo senso di potermi mantenere più trasparente con me stessa, proprio perché tutelata, protetta da un involucro che era un diario segreto, mi ha proprio aiutata a mantenere questo contatto con me stessa, non perdermi, non frammentare la mia personalità, non frammentare di nuovo ancora le mie memorie, a non perdere altri pezzi della mia vita. Quindi la scrittura, e in particolare la scrittura del diario segreto, tra questo senso di protezione, di sicurezza che mi dava proprio questo tipo di scrittura, e tra la possibilità di, all'interno di questa protezione, riuscire a sentire di poter mantenere una trasparenza maggiore con me stessa, tutto questo mi ha portata a riuscire poi in età adulta a recuperare quella parte traumatica della mia vita e a rielaborarla. Quindi, come mi ha fatto bene la scrittura nella mia vita? La scrittura nella mia vita mi ha aiutato a mantenere la salute mentale, mi ha aiutata a sviluppare la mia personalità, mi ha aiutata a mantenere un contatto con la mia emotività, mi ha aiutata a pensare, mi ha aiutata a ricordare. E la scrittura dà benefici, sia che uno lo faccia solo ed esclusivamente per se stesso, se stessa in forma magari diaristica, o che lo faccia anche per gli altri, in forma magari di racconto, di lettera o in qualsiasi altra forma che sia rivolta a una persona che ci legge. Quindi, qualsiasi siano le ragioni che vi spingono a scrivere, io vi invito a farlo. Scrivete, perché fa bene, vi fa ritrovare voi stessi. E è questo quello che ha fatto a me. Mi ha aiutata a non perdermi nel corso della mia crescita, mi ha aiutata a ritrovarmi e soprattutto ho ricordato un pezzo enorme della mia esistenza che avevo completamente, quasi completamente rimosso, proprio perché mi ha aiutata a tenere le fila, a sviluppare ragionamento, a sviluppare pensiero, a sviluppare narrazione di me con me stessa. Bene, questo video si conclude qui. Io vi invito a sbirciare il corso di scrittura creativa che tengo a Osnago, perché ci tengo tantissimo a promuovere questa attività, l'attività di scrittura. In particolare in questo corso ci dedichiamo al racconto breve. Vi invito a sostenere il mio canale se questo video vi è piaciuto o se ci sono altri video che vi sono piaciuti, sostenere il mio canale iscrivendovi e anche acquistando un racconto ad un prezzo piccolissimo. Bene, noi ci vediamo presto online e buona giornata!